Cari Giovane della Voce del Verbo, questa domenica, ultimo giorno del nostro incontro, il Vangelo ci dice che una grande folla seguiva Gesù perché vedeva i segni miracolosi che faceva. In questi giorni veramente felici in cui siamo tutti insieme, abbiamo visto anche una grande folla, oggi una grande folla, un po' stanca, dormita, sì, addormentata, ma c'è una grande folla qui a Vitorchiano e la moltitudine di giovani che rappresentano i 24 paesi dove ci sono la voce del Verbo in tutto il mondo. Non sono tutti qua, ma 24 paesi. Una folla numerosa che si raduna perché segue il Vangelo e perché segue il Verbo incarnato dovunque lui vada. E perché anche riconosce i segni che egli oggi, dopo 2000 anni, continua a operare nel mondo per la missione stessa della Chiesa. Gesù continua a operare oggi, è vivo. Ma anche noi possiamo dire che oggi continuiamo a vedere i segni che Gesù opera in tanti luoghi del mondo, grazie alla fedeltà di un uomo, di un padre, di un sacerdote, come è stato il padre Carlos Miguel Buela, che attraverso il suo istituto, le famiglie del Verbo incarnato, sia attraverso dei suoi religiosi e religiose, sia attraverso di ognuno di voi, giovane del Voce del Verbo e membri del Terzo Ordine, Gesù continua ad operare e vuole ancora fare grandi prodigi con il vostro aiuto in tutto il mondo. Grandi segni miracolosi che il Signore faceva. Ma c'è un segno prodigioso che Dio ha fatto e che tutte le voci del Verbo devono portare nel cuore come un segno della propria identità. Questa è l'opera di Dio più bella di tutte, un segno. Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà. Senza dubbio, la sua stessa Madre Santissima è il grande segno. Apparve nel cielo un segno glorioso, grandioso, una donna vestita del sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Non c'è niente di più bello, niente di più santo e di più prezioso tra le opere di Dio che la propria madre. Ma non solo per o che lui è, Dio ha fatto grandi cose in Maria, ma anche per il posto privilegiato che essa occupa nella opera più prodigiosa di Dio, che è la redenzione. Per questo la prima cosa che chiediamo ai membri della Voce del Verbo è quella di prepararsi e consacrarsi alla Madonna. E è anche quello che abbiamo fatto ieri, prima di concludere questo incontro. Perché siamo consapevoli che le voci del Verbo fanno parte di una grande lotta e di una grande inimicizia che esiste entre il diavolo e Maria.
Io metterò inimicizia tra di te e la donna. Questa lotta si estende anche a noi, come diceva il padre Vuela, perché si sono veramente figli di Maria, come vogliamo che siano tutti i giovani. Se sono veramente figli di Maria, devono anche partecipare a quella inimicizia irreduttibile che non si può negoziare, perché si è con Cristo o contro Cristo, si è con Maria o contro Maria. O come diceva San Luigi Orione, oggi che non è un apostolo è un apostata. Vogliamo essere sotto la bandiera di Cristo, lo sappiamo, ma vogliamo essere sotto il comando e la direzione di Maria, perché solo così siamo sicuri del trionfo, perché lei diceva in Fatima: il mio cuore immacolato trionferà. Vinci chi è con Maria, perché la sorte è già decisa. La lotta sarà ardua, ma è rivelato che finirà con la vittoria completa di colui che schiaccerà la testa del serpente. Ma non solo fermerà il serpente, ma gli schiaccerà la testa, lasciandolo impotente e sconfitto. Abbiamo sentito tante volte che il mondo è perduto, ma noi diciamo che è profetizzata una era di grandi santi, santi che, come secondo San Luigi Maria, saranno santi che supereranno tutti i santi della storia della Chiesa. E questo lo formerà Maria, lo preparerà Maria, e questo sarà possibile per la mediazione e devozione di Maria. E la stessa dice: il Signore vuole, per salvare le anime, che sia instaurato il regno del mio cuore immacolato. E continua a dire: finalmente, nonostante tanti mali nel mondo, il mio cuore immacolato trionferà. Per dire che il cuore di Maria trionferà, e il trionfo di Gesù Cristo è anche il nostro proprio trionfo. Quando si dice che verranno tempi dei grandi santi, le voci del Verbo non devono dire: che bello, che grandi, chi saranno questi santi? E guardare all'altra parte e chiedersi: chi sono questi santi? Voglio conoscere. Voi dovete essere questi santi. Voi stessi dovete cercare la santità con tutte le forze della tua anima. Voi dovete essere questi grandi santi profetizzati, formati dalla Vergine, che avranno sulla labbra la spada a doppio taglio, che è la parola di Dio, che porteranno sulle spalle l'estandarto insanguentato della croce, il crocifisso nella mano destra, il rosario nella sinistra, i sacri nomi di Gesù e di Maria nel loro cuore, e la modestia e la mortificazione di Gesù Cristo in tutta la loro condotta. E perché non essere voi quelli santi? Dipenderà dalla opera di Dio, ma anche della tua collaborazione. Ora che torni a casa, cerca di superare le tue miserie, cerca di superare i tuoi egoismi, confida molto in Maria, chiedergli di farti un giovane di Dio,
que come el fuoco ardente porta ovunque le fiamma dell'amore di Dio. Sei tu stesso una freccia nella mano dell'Omnipotente, una freccia acuminata nelle mani potenti della Madonna per trafiggare i suoi nemici. Sii te stesso un figlio di Maria, purificato nel fuoco della grande tribolazione. Sii tu stesso il giovane attaccato a Dio, sii te stesso una voce del Verbo che porta ovunque il buon odore di Gesù Cristo. Voi, giovani delle voci del Verbo, siete per il mondo di oggi questo buon odore di Cristo. Chiediamo alla Madonna che le voci del Verbo siano tutte sante, tanto sante come dovete essere, perché Maria ti guarda, ti ha scelto, anche se non ti trovi degno di lei. Dobbiamo dire: il tuo cuore immacolato finalmente trionferà.